Ciao a tutti, sono al lago di Como, sto andando in paese con mia sorella, andiamo a fare la colazione, quindi faremo un giro, vedremo un po' il lago e vi porto un po' in giro, così cambiamo un po' location dalla solita casa di Genova. Adesso ci siamo sedute al bar e ho preso un caffè shakerato e una torta di mele. Faccio vedere così. Buona. Anche se teoricamente è ora di pranzo adesso, però ha un bel aspetto. Siamo arrivate a Moltrasio e c'è un panorama bellissimo. Adesso siamo arrivate a casa e abbiamo fatto una giornata di camminate, passeggiate. Ora sono le 7 di sera, mi vado a fare la doccia e più tardi andiamo a cena fuori a Como. Non so cosa mangeremo, però ho visto le foto su TripAdvisor, sembra molto buono. Ora sono a casa di mia sorella e ha una casa molto bella con la vista proprio sul lago, molto molto rilassante. Anche perché c'è un piccolo giardino che si affaccia proprio sul lago. Domani faremo colazione lì. Penso che vogliamo fare i waffle domani, visto che entrambe adoriamo i waffle. Ora vado a fare la doccia. Pronte per andare al ristorante, abbiamo fatto la doccia, sono quasi le 8 e adesso ci incamminiamo perché il ristorante è a circa 15 minuti a piedi da qui. Ho molta molta fame e non vedo l'ora di arrivare, infatti. Andiamo. Telefono. Questa tra l'altro è la vista, ve la faccio vedere, dalla finestra di casa. Molto bella. Vi faccio vedere la differenza tra il mio outfit e quello di mia sorella. Scarpa da ginnastica non manca mai. E lei invece super elegante. Buongiorno a tutti, vi faccio un piccolo house tour. Guardate che carino il camino.
Abbiamo fatto colazione, ci siamo vestite, preparate e il tempo è abbastanza brutto, probabilmente pioverà oggi. Ho appena finito di fare un po' di cose per il vaccino, adesso proveremo ad andare fuori, ma purtroppo la vedo veramente grigia oggi. Andremo a bere un caffè da qualche parte, ma immagino che non riusciremo a fare giri. Ma non riesco, sto continuando a cannare. Ma immagino che... No. Ma immagino che non riusciremo a fare giri o ad andare lontano. Questa sera abbiamo prenotato su una terrazza qui vicino a casa che ha una vista bellissima del lago. Spero di farvela vedere se il tempo me lo permetterà. Almeno con questo tempo bevo il caffè shakerato. Ah, finalmente ha smesso di piovere e adesso stiamo andando a fare l'aperitivo, una cena, e mangeremo salumi e formaggi. È un posto che è un mix un po' tra aperitivo e cena. Berremo un bicchiere di vino, mangeremo qualcosa e poi torniamo a casa. Siamo arrivate nel posto dell'aperitivo ed è molto molto carino, ve lo faccio vedere. Ciao a tutti, sono al mare adesso, faccio la giornata qui con mia mamma. La giornata è splendida, non c'è una nuvola in cielo, il mare è calmo, abbastanza pulito e vi faccio vedere un po' della spiaggia dello stabilimento balneare. Ora siamo al bar, sto mangiando un gelato, sono le 3 del pomeriggio, abbiamo preso un bel po' di sole, adesso non si vede l'effetto ancora, ma temo che questa sera lo sentiremo. Qui di fronte c'è una piscina, ve la faccio vedere adesso, è molto grande e molte persone vanno lì per fare sport o per fare le vasche. Invece dall'altro lato c'è la piscina con gli scivoli e una piccola piscina invece per i bambini. Noi però stiamo in spiaggia perché preferiamo fare il bagno in mare. Ciao a tutti, sono tornata a casa, ho appena fatto una doccia e la giornata è stata super bella, super rilassante. Il tempo era incredibile, il clima anche. Sono stata felice di stare un po' con mia mamma. Siamo andate in questo stabilimento balneare dove io, mia sorella, mia mamma andavamo sempre quando io e mia sorella eravamo bambine. Quindi è stato un po' un ritorno al passato. Mia sorella, suo fidanzato e mio papà sono andati fuori in barca a vela. Io non sono andata perché purtroppo soffro il mal di mare, quindi per me è sempre un po' una tortura andare in barca a vela, a meno che il mare non sia super 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 calmo. Dunque loro staranno fuori a mangiare questa sera, noi invece mangiamo qualcosa qui in giardino, che le giornate sono ancora molto lunghe, quindi c'è luce fino a tardi. Questa è sempre la mia parte preferita dell'anno.